nazionale, e l'argomento che affronteremo oggi è quello della malattia. Se vi ammalate in un giorno di lavoro, dovete comunicare tempestivamente al datore di lavoro la malattia prima dell'inizio del normale orario o del turno di lavoro. Vi suggeriamo di farlo per iscritto in modo da evitare problemi in seguito. Di conseguenza, il certificato medico, o meglio il protocollo identificativo emesso dal medico di famiglia, deve essere comunicato al datore di lavoro con tempestività. Il contratto collettivo ANIA prevede invece una franchigia di 2 giorni, di conseguenza il certificato medico va presentato per una malattia che si protragga oltre il 2° giorno. Raccomandiamo di porre particolare attenzione alle fasce di reperibilità che per i nostri contratti, che sono del settore privato, vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Ricordiamoci anche di comunicare ogni variazione del domicilio al datore di lavoro per consentire di far effettuare le eventuali visite di controllo. Tenete conto che l'assenza del lavoratore durante il controllo nelle fasce orarie può dar luogo a una contestazione disciplinare e, se non adeguatamente giustificata, a un'eventuale sanzione. Ricordiamoci che, ad esempio, essere scesi in farmacia a comprare dei medicinali o essere andati al supermercato a fare la spesa non può costituire un motivo di giustificazione adeguata. I motivi devono avere di conseguenza caratteristiche di urgenza e improcrastinabilità. Tenete conto anche del fatto che il lavoratore, anche al di fuori delle fasce orarie, deve tenere un comportamento che non sia incompatibile con il suo stato di malattia e con la finalità di guarigione, anche perché è nella facoltà del datore di lavoro far effettuare dei controlli al di fuori delle fasce orarie per motivi cosiddetti difensivi. Tutti gli approfondimenti di questo argomento li troverete nella brochure esplicativa. Alla prossima!